Sono iniziati oggi le esercitazioni nell'area Drasi. Voi come associazione ambientalista chiedete la fine di queste esercitazioni, ma chiedete anche che sia costituita una riserva. Sì, noi chiediamo due cose. Innanzitutto che senza ulteriori indugi venga istituita una riserva naturale. Lo chiediamo dal 1996. Anche che venga mantenuta la parola. La politica ci ha promesso che avrebbe risolto il problema dell'area, che avrebbe trovato un'area alternativa a Drasi. Non bisogna dimenticare che da 57 anni la provincia di Agrigento fornisce all'esercito quest'area per le esercitazioni. La regione siciliana si era impegnata a trovare un'area diversa da questa e, nonostante le promesse, oggi iniziano le esercitazioni. Voi avete anche convocato un tavolo tecnico-politico per il giorno 12 ottobre. Sì, abbiamo invitato tutta la deputazione nazionale, regionale, europea, agrigentina, ma anche il sindaco di Agrigento, il sindaco di Palma di Montechiaro e il commissario della provincia per un tavolo tecnico-politico permanente. Dobbiamo trovare la soluzione per l'esercito, ma siamo anche disponibili a fornire loro, alla regione siciliana, i nostri tecnici per studiare le varie situazioni e fornire all'esercito un altro terreno dove esercitarsi. Avete anche trovato grande disponibilità da parte dell'esercito? Sì, l'esercito è venuto e per loro sparare ad Agrigento, sparare a Enna è la stessa cosa, anzi si sono resi conto che stavano utilizzando un'area che andrebbe utilizzata in altro modo, cioè non sarebbe idonea una riserva naturale e sono disponibili ad andare in qualsiasi posto purché idoneo e purché suggerito dalla politica regionale. Cosa significa per Agrigento, per l'offerta turistica, la costituzione della riserva Punta Bianca? Diventa di estrema importanza perché nella offerta turistica agrigentina la scala dei turchi va diventando sempre più importante, di anno in anno è sempre più conosciuta a livello internazionale. Quindi il paio con scala dei turchi, quindi scala dei turchi e Punta Bianca diventa molto forte perché Punta Bianca assomiglia molto a scala dei turchi e ha in più delle caratteristiche naturalistiche che sono di pregio. Quindi cosa accadrà se si riesce a fare questa riserva naturale? Riusciamo a rendere la nostra offerta più ricca. Tra l'altro, dal punto di vista mare, abbiamo anche delle spiagge bellissime come Torre Salsa, come Eraclea Minoa, come Bova Marina e altre spiagge. Quindi, Agrigento si può, nel panorama turistico regionale, si può andare a posizionare come una delle zone in Sicilia con le spiagge più belle. Vi do un dato, un recente studio dell'Osservatorio Turistico delle Isole Europee e di Confesercenti ha messo in evidenza che il 94% dei pernottamenti in Sicilia viene effettuato in comuni litoranei, quindi è sempre una Sicilia legata al mare, quindi Sicilia al mare, nonostante gli investimenti che sono stati fatti in cultura, in enogastronomia, vince e ha sempre la prevalenza la Sicilia collegata al mare. Quindi se questa, diciamo, la caratteristica forte della Sicilia, su questo noi dobbiamo continuare a investire. Per questo motivo il consorzio e il distretto sono molto interessati che si riesca ad ottenere la riserva naturale su Punta Bianca per migliorarne le caratteristiche di fruizione, di qualità ed avere una offerta turistica forte.